Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno ed oggi vi porto ancora un'altra build. Praticamente sto riscrivendo da zero tutte le mie build della 1.3 per portarle nella 1.4 e oggi andiamo a vedere una build tattica che è stata secondo me quella più bistrattata dalla 1.3, dalla 1.4, scusate, in termini di nerf, perché sia il set che le abilità sono state notevolmente abbassate e rese meno gestibili. In questa build vi faccio vedere un modo per renderla quantomeno usabile e a volte anche molto efficace. Per questa build ho preso tanti riferimenti in giro per internet, tra Reddit e YouTube, soprattutto perché per quanto riguarda le build tattiche io non sono stato un grande fan delle build tattiche fino ad oggi, quindi sono andato prima un po' a informarmi in giro per capire bene come farle. E, come vi dicevo, sia su Reddit che su YouTube, per esempio c'è Marco Style che ha fatto un'ottima build chiamata da lui Combat Medic, che è improntata molto più sul supporto, ma che a me comunque è molto piaciuta e quindi vi lascio il link nella descrizione se volete andare a dargli un'occhiata. Io invece volevo spingere forte su altre caratteristiche, quindi ho fatto una build un po' più bilanciata, tra virgolette, e mi ha divertito molto usarle, quindi ho deciso di farvela vedere, anche perché poi forse non è così tattica come sembra. Come sempre, ragazzi, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti e se volete essere sempre aggiornati sulle build che vi faccio vedere. Ok, partiamo come sempre dalle statistiche generali. Ho 3244 armi da fuoco, 3955 di vigore con 277.000 di robustezza e 4776 di parti elettroniche con 176.000 di potenza abilità. Build abbastanza equilibrata per essere un tattico. Naturalmente, se si investe completamente nelle parti elettroniche, la potenza abilità sarebbe stata molto più alta, ma poi non sarebbe stata ottimizzata al massimo, soprattutto per i perk delle armi che sto usando. Anche la robustezza non è il massimo, ma come detto volevo avere una cosa che avesse abbastanza potenza abilità, però senza perdere troppo in potenza di fuoco. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sto usando. Come al solito il giubbotto vigoroso, di cui sono un fan, quindi l'avrete ormai già capito, ha 1.800 di vigore con livello corazza e salute per uccisione. Qui, come sempre, consiglio di avere al posto della salute per uccisione, in questo caso la resistenza a danni speciali piuttosto che appunto la salute per uccisione, per resistere un po' di più a tutti i danni speciali. Come mod sto usando due armi da fuoco con livello corazza. Passiamo allo zaino, è uno zaino di alta gamma con il talento specializzato che vi aumenta ancora di più la potenza abilità in base a quanto armi da fuoco e vigore avete. Altro motivo per cui non ho investito tutto in elettronica è appunto per avere più bonus da questo zaino e soprattutto che insomma, usare questo zaino poi ne valga veramente la pena. Lo zaino è rollato su elettronica ed ha livello corazza e riserva munizioni. Come mod anche qui armi da fuoco con livello corazza e i due mod prestazioni sono entrambi sui danni della mina a ricerca. Cominciamo con i pezzi del tattico, i primi sono i guanti rollati su elettronica con probabilità di colpo critico, danni shotgun e danni fucili d'assalto. Come vedete ho ricalibrato i danni fucili d'assalto perché è quello che sto usando con questa build. L'ideale sarebbe stato avere al posto di danni shotgun un po' di danni critici, quindi se potete cercate quello al posto di danni shotgun. Passiamo alla maschera che è rollata su vigore con un ottimo roll di 1.800 con salute e resistenza al fuoco. Qui sarebbe stato meglio avere la potenza abilità per aumentarla ancora un pelo rispetto a come è adesso. Ma come ho già spiegato nel video della ricalibrazione che ho fatto circa una settimana fa, e per quelli di voi che ancora non l'hanno visto, vi suggerisco di andarla a guardare per prendere spunto su come impostare la vostra build, e vi lascio anche quello nella descrizione. Mi sono perso, ok, la potenza abilità. La potenza abilità che sostiene dalla maschera, come vi dicevo, non è più tanto importante quanto era nella 1.3 perché i valori sono cambiati, quindi quello che si ottiene adesso dalla maschera diciamo che è abbastanza sorvolabile alla fine della costruzione. Come mod sulla maschera sto usando armi da fuoco con un po' di potenza abilità.
Le ginocchiere sono rollate su elettronica con livello corazza e 3 resistenze. Come mod, sempre armi da fuoco con livello corazza, il mod prestazioni impostato sui danni della mina a ricerca. Infine la fondina con un buon roll di elettronica e livello corazza. Come mod, sto usando prestazioni con un po' di cure e pronto soccorso perché averne anche un pochino in più secondo me fa sempre comodo. Quindi, come statistiche del personaggio, ho circa l'11% di probabilità di colpo critico con il Liberator, 53% di danni critici e 99% di danni alla testa. Come salute massima ho 122.000 e di corazza ho il 55%. Qui avrei potuto fare un pochino meglio, magari con i mod e qualche roll non al massimo, ma comunque 55 è una percentuale abbastanza buona, quindi mi sono accontentato. Passiamo ora alle armi che sono molto importanti in questa build. Come primaria sto usando il Liberator, che è un'arma speciale che trovate dal venditore speciale, appunto, nel terminal. È dello stesso tipo dell'LVAC e dell'M4. Quindi come modo di sparare e velocità di fuoco e danno più o meno siamo lì, ma ha dei talenti che fanno giusto al caso nostro. Fate attenzione perché costa parecchio, siamo intorno ai 1000 Fenix, quindi se volete solo provarla per questa build potete magari farvela da soli se in passato avete comprato il progetto al 182 che c'era se non sbaglio nella 1.2 o addirittura nella 1.1, insomma è stata una delle prime armi ad uscire con il progetto, quindi io prima di comprarmi quella da 1000 Fenix ho provato quella al 182, quindi se volete fate voi anche così. Comunque, parliamo dei talenti. Il primo è competente, che ci aumenta il danno del 15% ogni volta che usiamo una skill. Con la potenza abilità così alta, le useremo spesso, quindi avere un perk così è ottimo. Il secondo è dominante, che vi permette di ridurre il tempo di recupero del 10% quando si uccide un nemico mentre la speciale è attiva. Anche questo è un ottimo perk perché noi useremo la speciale molto spesso. E il terzo è talentuoso, che vi aumenta la potenza abilità del 15% quando uccidete un nemico per 20 secondi. Altro ottimo talento per questa build, calcolando che questo ultimo si attiva anche quando distruggete un oggetto del nemico. Quindi se vi capita di trovare dei nemici che usano la torretta o altre mine a ricerca, se voi uccidete o distruggete la torretta o le mine a ricerca, attiverete questo perk senza uccidere il nemico, appunto. Come secondaria sto usando invece un PP19 con abile che mi permette di ricaricare la super molto velocemente, quindi ecco che il dominante del Liberator entra in gioco. Sarete in grado di, tra virgolette, spammare la super molto più spesso perché magari tra un incontro e l'altro incrociate dei mob e li uccidete con il PP19 ed eccolo lì che dopo 4 o 5 kill avrete di nuovo la speciale attiva. Naturalmente, se avete anche un'altra arma con abile, tanto meglio. Io ho anche, per esempio, un M1A, ma preferisco usare questo che posso tirar fuori magari in PvP in alcuni frangenti dove magari ho finito le munizioni del Liberator e allora ecco che tiro fuori il mitra e continuo a sparare con quello magari per finire il nemico. Passiamo alle abilità. Naturalmente sto usando Ricostituente, che con la potenza abilità così alta, secondo me è un must. Vi permette di dare un aiuto sia a voi che agli altri per fare e subire meno danni. In più, se calcolate che abbiamo anche competente, si ha un'ulteriore potenza di fuoco. L'altra abilità, appunto, come avrete capito, è la mina a ricerca, che come sappiamo tutti è diventata un'abilità molto usata in zona nera perché le granate ora sono scalate a livello del mondo e quindi fanno più male di prima. Ed in più, con la potenza abilità così alta, arrivo a fare circa 63.000 di danno con una singola mina. Quindi in PvE fa appunto male, ma in PvP ne fa altrettanto, calcolando anche che dà anche il sanguinamento, quindi dà anche fastidio. Ancora non ho visto se si riesce a killare con una singola mina un player. Quello che so e quello che vedrete anche adesso nel
nel footage che ho registrato, comunque fa veramente tanto male. Come abilità speciale uso la rete di sopravvivenza, che soprattutto quando sono da solo mi dà la possibilità di resistere un po' di più durante gli scontri a fuoco e soprattutto di riuscire ad attivare anche il talento del Liberator. Si può usare anche collegamento tattico, però calcolate che state sempre uno step sotto a chiunque invece ha una build DPS, per esempio, quindi non è il massimo forse usare la super dei danni e fare dei test a testa con persone che magari usano il pompa o hanno più potenza di fuoco di voi. Come talenti sto usando cure critiche, che è un salvavita che non mollo mai perché mi permette di resistere quel secondo in più durante uno scontro a fuoco dove magari riesco a vincere io. E poi due talenti sono per le esplosioni, per rendere al massimo con la mina ricerca, e quindi sono esperto di demolizioni e reazione a catena. E poi io uso anche il movimento, che insieme a cure critiche è il talento che non mollo mai, perché anche questo vi dà una resistenza ai danni quando uccidete un nemico in movimento. E come sappiamo, la maggior parte delle volte che killiamo, soprattutto in PvP, siamo in movimento, quindi questo talento tenetelo sempre attivo se volete. Quindi, questa era nel dettaglio la build, una build tattica, come detto, che permette anche di fare abbastanza danni da vincere, da riuscire a vincere anche degli scontri in PvP. Certo, non come magari una build puramente DPS, ma se si riescono a concatenare tutti i bonus e i perk dell'arma, in più c'è anche la mina ricerca che magari può dare quella botta iniziale o finale al nemico, si riesce a tirare fuori delle belle soddisfazioni. In più è divertente anche usare appunto la mina ricerca e la cura così forte, che deve essere necessariamente usata in modo strategico, magari sparata di fronte ai compagni di squadra se si sta avanzando durante lo scontro a fuoco, o magari sotto ad un compagno se lo vediamo in difficoltà. Inoltre, se magari non volete usare la mina ricerca, potete sempre cambiare ed usare l'impulso per fare del tattico un classico, diciamo, supporto. Insomma, una build divertente, a mio avviso, che riesce a tirar fuori tutto il bello di questo gioco al momento e che vi permette di variare un po' il vostro stile di gioco appunto in base alla situazione. Nel senso che magari non sarete i primi della fila del gruppo quando iniziate uno scontro al fuoco e quindi magari cercate di evitare di prendere il primo colpo o più colpi rischiando di morire, quindi fate un passo indietro, ma comunque stando un pelo indietro appunto fate comunque del danno sia con le abilità, in questo caso la mina ricerca, e sia con l'arma se riuscite, come detto, ad attivare tutti i talenti di cui abbiamo bisogno per fare più danni. Bene, per questa build è tutto, vi lascio ancora un pochino di gameplay sotto per farvi vedere un po' le potenzialità di questa build. E come al solito, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se volete vedere le mie prossime build. Alla prossima, ciaone!